Si dispone che solo alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, dice quella norma, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative, giudiziarie e locali, nonché con i concessionari di servizio pubblico di interesse aventi sede nel territorio delle province di Trieste, Gorizia e Udine e competenza nei comuni di cui all'articolo 4. Fine della citazione della norma del 38 del 2001. Per gli stessi motivi, conclude il Ministero dell'Economia, appena esposti, i contribuenti italiani residenti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, non appartenenti alla minoranza slovena, sembrerebbero non avere il diritto all'uso di tale lingua e alle relative guarentigie costituzionali a tutela proprio delle minoranze linguistiche. Questo è quanto. Grazie. Grazie, sottosegretario. La deputata Pellegrino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Sì, mi ritengo soddisfatta perché ha assolutamente confermato tutto quello che noi temevamo, perché c'è un discrimine dei cittadini italiani in Friuli Venezia Giulia rispetto ad altri cittadini italiani di Bolzano, della Valle d'Aosta, dove a loro viene data la possibilità di non fare la perizia giurata della traduzione, mentre per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, non della minoranza slovena, sono obbligati a fare la traduzione giurata. Io veramente sì, soddisfatta, sì, perché mi ha dato ragione. Assurdo, veramente lo trovo lapalissiana questa risposta da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Ma così mi permetta davvero una chiosa, Presidente, perché tutti sappiamo quanto in Italia sia particolare e ci si permetta quanto sia teso il rapporto tra Stato e cittadino contribuente quando si mette mano alla dichiarazione dei redditi. Da uno Stato civile ci si aspetterebbe delle norme chiare e coerenti che evitino sia le furbizie degli evasori sia inutili vessazioni ai cittadini onesti. In particolare ci piacerebbe che le opportunità offerte dalle deduzioni e dalle detrazioni IRPEF siano vissute come vantaggi e non come una selva oscura irta di tranelli e sotterfugi. Anziché procedere nel senso della giusta semplificazione, questa vicenda testimonia che come sistema paese siamo ancora costretti a subire un sistema burocratico obsoleto e una legislazione complessa e incoerente. E non è certo con la semplificazione del DL Madia che andiamo a risolvere i problemi della pubblica amministrazione. Non è certamente questa la strada giusta da percorrere per innescare un nuovo ciclo di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Pagare le tasse, sottosegretario, noi lo riteniamo un dovere civico per tutti, come per lo Stato però è un dovere garantire a tutti equità e coerenza, ma soprattutto uguaglianza per l'articolo 3 della Costituzione. Ed è proprio per questo, sottosegretario, che non posso considerarmi soddisfatta della risposta che il Ministero dell'Economia e Finanze ha dato. Rivendichiamo l'uguaglianza di tutti i cittadini e ci auguriamo che in tempi brevissimi, che portano adesso alla dichiarazione dei redditi, tutti i cittadini siano uguali per la legge italiana. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2, 1396, dei deputati Manzi ed altri, concernenti iniziative volte a verificare il contenuto e gli obiettivi del piano industriale del gruppo Cementir al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali e produttivi. Chiedo alla deputata Manzi se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie Presidente, signor Sottosegretario, torna di nuovo in quest'Aula una vicenda che era già stata trattata nell'aprile del 2015, relativa alla crisi del gruppo del cemento Sacci che svolge un ruolo importante dal punto di vista produttivo a livello nazionale con numerosi stabilimenti presenti nel Paese. La crisi del gruppo Sacci era stata segnalata già qui in occasione della proposta.